Allora, buongiorno a tutti da New York, sono le 9 del mattino, per noi è una giornata intensa di appuntamenti, è la terza giornata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ho vari incontri con il ministro cinese degli esteri, il ministro indiano, abbiamo importanti meeting, ma oggi è una giornata importante perché mi arriva la notizia da Roma che il 7 ottobre è stata calendarizzata alla Camera l'ultimo voto per tagliare 345 parlamentari della Repubblica, l'ultimo taglio dei parlamentari e poi è legge. Mi hanno chiamato, mi ha chiamato il nostro capogruppo Francesco Duva e mi ha detto che tra una settimana e mezzo con questo voto abbiamo chiuso la partita, tagliamo 345 poltrone, recuperiamo 500 milioni di euro, possiamo comprare 13.000 ambulanze, possiamo comprare, costruire 133 scuole, possiamo fare grandi cose, ma soprattutto la cosa più importante è che manteniamo una promessa e la manteniamo perché in questo momento tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone e invece proprio questo governo ne taglia 350 quasi per sempre alla faccia di chi ha fatto cadere il governo per non tagliare i parlamentari. Io sono molto contento di questo, vedremo chi avrà il coraggio in aula di non votare contro il taglio e quindi di votare contro il taglio dei parlamentari. Per quanto mi riguarda, un grazie va a tutti, va a questo governo, va alla maggioranza in Parlamento, va al Presidente della Camera Roberto Fico per averci lavorato e una settimana e mezzo festeggiamo il taglio più importante della storia, il taglio del numero dei parlamentari più importante della storia, mai fatto, e sarà legge grazie al Movimento 5 Stelle.